Ragazzi, bentornati, bentornati sul mio canale, io sono Magnus. Oggi proviamo la demo di Daymare 1994 Sandcastle, che è praticamente il prequel di Daymare 1998. Il gioco uscirà ufficialmente il 30 di agosto su PC e su console. Noi lo proviamo su PC. Interessante perché è un horror survival in terza persona che non sembra male, quindi da adesso riusciamo a capire come dovrebbe essere per uscire del 30 di agosto. In italiano, ma non credo anche l'audio, penso sottotitolato, per cui nuova partita. Non penso di arrivare al massimo, vabbè, aumentiamo perché la qualità di gioco normale. Elasticità no, lasciamo tutto uguale. Ma sì. Vediamo un po'. Radek, my entrance is blocked by an alarm system. I need a few minutes. We're out of time. I'll see you inside. I'll find a way. Okay. Let's keep in radio contact. Maybe I can use that door. Altro non sembra neanche tanto pesante. Abbiamo potuto tranquillamente opzionare. Need a key to get in. Typical. Non ci abbiamo niente, quindi. Non sembra, ve l'ho detto, non, graficamente molto pesante, per cui la demo, questo PC non dovrebbe sfruttarlo, appesantirlo tantissimo. Allora, 5 sotterranee, laboratorio sotterraneo, sito di manutenzione. Alloggi ufficiali. Ma quindi si è aperto? Devo aprire tutto? Sì, apriamo tutto. Ok. Abbiamo aperto qualcosa. Ma meno male che abbiamo messo la luminosità alta, eh. Porca. Shit. This electrical system is completely fucked. Madonna santa. Mi devo ricordare che è un. Perché io sono andato anche un po' troppo deciso, però, eh. Vabbè. Portachiavi. Serramanico. Oddio mio. Inventario. Poi se abbiamo un oggetto selezionato e prendiamo l'esame. Oddio mio. Usa. Ma che cos'è? Scusate, se non mi sono ancora vedere. È una sorta di portachiavi a serramanico. Ha un bottone di lato però. Ha un bottone di lato. È una chiave. Chiave di sicurezza. Quindi la uso sopra forse? Andiamo piano, che prima ci stavamo venendo fa un infarto prima. Mamma mia. Dove vai? Dici che qua la posso usare, no? Sì, dai.
Ok. Ah, la Santa, perché non me l'hai detto prima che c'avevano la torcia? Advanced research facility. According to the maps of the base, this area shouldn't exist. C'è una torcia fantastica, cioè. E sono ironico, eh. Non ci sta niente, qua vai. Non si vede una mazza. Porca miseria, quell'audio è fortissimo, eh. Me ne accorgo perché quando si interrompe vuol dire che arriva proprio a livelli altissimi. C'ho solo 30 colpi, c'ho. Reyes, where are you? Good question. Listen, we've been attacked by something. We weren't prepared for this shit. Proceed with extreme caution. What the fuck are you talking about? Section 8? No, there's still no trace of him. We don't know what the hell it is. Let's find this fucking Anderson and get out of here as soon as possible. Questa che è una bomba, questa. Ma boh. Se c'è detto. No sign of life. Vediamo se c'era qualcosa. Tutte ste notizie vuol dire che evidentemente dovremmo iniziare a sparare. Oh, come ancheggia per salire. What is this place? Ah, salvataggio. Ok. Un po' come Resident Evil, però. Radek? Reyes, everything okay? I'm fine, but something is not right here. I found some Section 8 bodies. A couple were burned to death. Christ, those assholes screwed up big time. There are signs of a fight. I wonder what they were trying to escape from. Listen, we're close to that damn briefcase. I don't give a fuck what killed them. I need your ass over here, okay? Understood. On my way. Be careful. Ah, scendiamo, vado. Era meglio salire. Damn, nothing works in this place. Hey Radek, I'm in a weird laboratory. I found more Section 8 corpses. Yeah, we also found bodies. Fuckers were burned to a crisp. Anyway, we're moving towards our goal. We've located the contact in a completely burned out area. We're heading there now. Okay, I'll join you as soon as I find a way out of here. Ma non era lo stesso, lo sbaglio. Perché dovrei scansionare? Questo è un cadavere. Gli oggetti. Questa che roba è? Niente. Ma prima c'era tipo una sorta di. No. Ma non me lo scansiona questo, eh. Ok, qua c'è qualcosa. Containment measures will be deactivated. All
Radek, are you receiving me? Radek! Fuck. Grazie per le munizioni. Ah, sì, vabbè, figuriamo se c'eravamo anche la chiave del lucchetto. Oh, la cosa di per scannerizzare non è che l'abbia tanto capita, cioè nel senso che adesso sembra che non ci sia niente da scannerizzare. Infatti era quello che volevo fare prima, ma no? No, non si può scannerizzare. Sembra come se stessimo lì per lì per essere attaccati. Continuano a buffarci di munizioni. No, non riesco a scannerizzare. Forse è qua. Si allarga un po', sbaglio? Sì, si allarga. Io ancora non ho capito se devo analizzare qualcosa. E vedi, vedi, vedi che fa? No. Forse di qua. Non è che ho ben capito, eh. Vabbè. Qua? L'arma che è meglio. Scendo. Qua non c'è niente. Una torcia, sembra quasi migliore della nostra. Can't be happening. Did that weird ball of energy just bring it back to life? Da uno ne esce un altro. C'è uno che ha fatto quella... Qua non ci passiamo. Bastardo, dovete morire. Invece qua c'ho quattro colpi, qua ne tengo tanti. Che succede? Oddio mio. Porca miseria, si è chiuso. Vabbè, almeno non arrivano da dietro. Forse. Oh madonna, mo. Siamo fottuti. Ma che è un vicolo cieco?
Ah, c'è una porta a destra, non l'ho vista. Come ho fatto a non vederla? Troppo concentrato sulla strada davanti. Ok, almeno salviamo. Che c'era qua? Altre munizioni. Almeno ci danno le munizioni. Non è che forse sullo schermo adesso c'è qualcosa? No, sempre tutto uguale. Vediamo, è la stanza di prima, quindi. Occhio che prima. Ah, ci manca. Ce ne manca uno, eh. Era uno che stava là appeso, non ci sta più. Fucile bello, cioè bello potente, poi ci dai solamente Radek, are you receiving me? Radek. Radek's DID locator is active, but it doesn't seem to be moving. I hope. No. I don't even want to think about it. Kit di punto d'accosto, tieni pronto qui per usare il kit. Vabbè, non mi hanno preso manco una. Per adesso non ci hanno ancora preso. Poi. Magari. Gesù. Questo non si alza questo, no? Ah, ecco. Perché hai fatto un bel. Perché hai fatto la finta? Came out of nowhere. And what was that noise? Non so perché ha fatto questa finta, eh. Ma non si volesse più alzare, invece si è alzato e come? Aspetta, però qua c'era un'altra strada, eh. C'è niente, oh, fa niente, fa niente. Vai. A ship inside Area 51. Qua è tranquillo. Radek, are you receiving me? Please respond. I've located the burned out area. Radek, are you receiving me? Ci dice male, molto male. Via, via, via. In alto. Salviamo che forse è meglio. Spazio aperto. Lo faccio saltare in aria, no? Io mi fate questi scherzetti con le bombole qua. Ok. Spazi stretti.
Porca miseria, abbiamo fatto un po' di bacchiano. Dove sta? Ah, sta in alto qua. Seguiamo la striscia di sangue praticamente. Non credo che sia una cosa buona, però. Ma questi li posso scannerizzare, dici? C'è uno scanner zero da mazza fino adesso. Vai, 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 vai. Vai con Dio. Cavolo. Porca miseria, che c'è? Sì, vabbè, munizioni. Allora, io sono contento che ci saranno un sacco di munizioni, però. Ma mica devo farlo saltare in aria. Aspetta, eh. No. Oh, no, scusate, c'era la porta. Che colpi strani che dà sé. Si è abbassata la luminosità in una maniera spaventosa. C'è un impiccato. Porca miseria, schifosa ladra. Non ti rialzi? Porca miseria. Ah no, non è un impiccato. Kit di pronto soccorso, è dalle. Questo kit di pronto soccorso, ancora non ci hanno becchiato. Tutto sto kit di pronto soccorso. Portarci una peste tra esagerato. Vedo la luce, vedo. Vai, vai, vai. I've never seen anything like it. Ah, mannaggia, pensavo che si salisse, eh. Che ce la possiamo fare. Hai salvato, brava. Altre munizioni. E qua. Ok, carichiamo. Che ti affanni? Ma i cadaveri proprio non si analizzano. Devo penso prima a fare. Porca miseria! Shit! He's unstoppable. I have to get out of here. Arrivano, eh! Arrivano, arrivano! He's unstoppable. I have to get out of here. Vai, 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 vai! Ma come stava dietro?
l'abbiamo fatta, forse. Mica la sfondate, no, eh. Ah, quindi adesso si fanno anche tipo zig zag praticamente. Mi sa che forse mi dovevo curare, eh. Vabbè, è che una volta ci possono pure pigliare, no? Non la sfondate la porta, mi dispiace. Non posso sentirle più, è come se sono disappeared. Sì, sono spariti nel nulla. Roddex locator is nearby. He must be around here somewhere. Damn it! This is not how it was supposed to go down. We had a deal. You guaranteed a clean extraction. And now you've sicked your goddamn bloodhounds on me? Shit. Those things are everywhere. They're snatching people and dragging them away. Hey, you there! Hands on your head! Identify yourself! Jesus, take a chill pill, ladies. I'm the least of your worries down here. Roddick! Roddick, no! Oh my god! Are you alright? Are you hurt? So you can be friendly if you feel like it. You need to be an asshole. What happened to you? Ugh, save your resuscitation techniques for those two nice guys down there. Don't be a dick. What happened? Where's Foster? He's chasing an old friend. What? We found the contact with Section 8, got there before us. They tried to negotiate. They didn't want any trouble. But you were in a hurry, right? Not me this time. It was the commander. He was in no mood for small talk. He blew the briefcase out of Anderson's grip along with most of his arm. He shot the contact? Yeah. Kinda took me by surprise. Where's the briefcase? He took it. We killed two of them, but then... that guy... the one who took me out, even Foster couldn't hit him. I don't know what happened to him. Who are you talking about? He was Section 8. Foster called him Gora. He was given orders like he was straight from the goddamn movies, but he wasn't fucking around. He and Foster seemed to know each other. Maybe that's why they were playing nice at first, or maybe the whole thing was just a fucking trap. Calm down. You can't stand. You'll have to wait here. We have the briefcase. We'll be out of here soon. If we find Foster before Gora does. Whatever it is, it's a big deal. Foss talks about it like it's the holy fucking grail. Jesus Christ, Roddick. Haven't you seen what's out there? Yeah, I have. I can't explain it. They seem to be animated by some kind of electromagnetic anomaly. Have you been playing scientist with those goddamn monsters? I found a laboratory. They were researching some kind of metal. It must have something to do with all this. Listen. Foster knows a lot more than he's letting on. But you should stay out of this. You're not prepared for this. You need to get out of here right now. What? No way. Get back out there. You need to wait for Foster and me to wrap things up. We don't need you here. Are you kidding? You can barely move. Look at you. Haven't you noticed? Bullets are not enough. You'll get fried as soon as you step out that door. And they broke my radio. If we split up, we won't even be able to communicate. Exactly. You need to stay here. I'm going to find Foster. Absolutely not! Are you serious? I am giving you an order, Reyes! Listen. Do you think I'm scared of any of it? This place? Or a fucking court-martial? You said so yourself. All I have to go back to is an empty apartment. I can't lose you too. Reyes. Get out of here!
goddamn door! Sorry, Major. I'll be back for you later. Now, Foster doesn't have any kind of locator. How the hell am I supposed to find him in this maze? Ok, tutto in fiamme. Aia. Vedo male, eh? Quando sento queste cose. Grazie per le munizioni. Mi rendo conto che stiamo... Oh, eccoli, eh. Who the hell are you? And what are you? Fuck. You're nothing but a coward. A disgusting, traitorous coward. You got what you deserved. Did you really think you could make it? Managed to kill a lot of them with that device, but you'll need more than liquid nitrogen to survive hell. Courage, perseverance. I feel sorry for you. You chose the wrong path, and now you're lost forever. But not you. You aren't lost yet. There's still hope for you, girl. The operation is still in progress. Who the fuck are you? Gora? Do you really think that weapon will make any difference? It didn't save him, and it won't save you either. If you want to save yourself, you just have to choose the right side. Come out and face me, you bastard! Follow your orders. Shut up! This proton pack thing works. Ah, il ghiaccio. Ah, ok. Cioè, almeno possiamo passare. Ma si ricarica? Ah, ok. Si ricarica almeno, ero già in dubbio. Vado di qua, quindi, a questo punto. Esce all'infinito però. Ah no, giustamente. Che è infinito questo? Premi, premi, premi per sparare. Ah, ecco, così. Solo che si è consumato l'impossibile adesso. Ah, l'ho ricaricato. Grande. Ricarica liquido forse? Niente. No, non si può fare niente qua. No. Allora, c'è qualcosa che non quadra. Ok. Così va bene. Eh?
Okay. Dai, che ce la puoi fare? Ci siamo. Vabbè ragazzi, io penso che questa parte la possiamo terminare qui. Non male. Poi vabbè, dovremo aspettare sicuramente il gioco completo. Scrivete tutti nei commenti che cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Bye! Thank you.